partirei su questa 2 giorni, che è importante perché sta riunendo diverse anime di Forza Italia, a discapito, a rispetto di chi questa cosa la sottolineava nelle settimane precedenti. Ma no, non parlerei di 2 anni, l'unica anima è quella del nostro presidente. Non vedo queste 2, 3, 4, 5 anime. Noi siamo berlusconiani tutti e mi sembra che domani avere la voce del nostro presidente che ci dà forza, ci consolida, ci proietta verso un governo in cui Forza Italia è sempre più rilevante, sia l'evento più importante di questa 2 giorni. Non ce n'è un altro di pari rilevanza. Capitolo riforme, è importante l'appuntamento di martedì prossimo. Il governo, la maggioranza di governo apre al confronto con le opposizioni. Diciamo che non è una maggioranza che ha mai chiuso il confronto con le opposizioni, diciamo che le opposizioni molto spesso hanno chiuso il confronto con il governo. Per quanto ci riguarda, riguarda la giustizia, noi siamo convinti, stiamo lavorando per questo, a metà giugno potremmo presentare un pacchetto di riforme in un CDM, un Consiglio dei Ministri, riforme modulari ma di sistema, in modo che se anche qualcuno dovesse avere qualche momento di perplessità, le altre possono andare avanti tranquillamente. Quindi siamo decisi a fare una riforma della giustizia di matrice costituzionale, ma soprattutto che riporti il diritto della difesa al centro del processo, cioè un giudice che possa decidere in modo equidistante tra accusa e difesa. Anche perché questo è un caposaldo proprio di Forza Italia. Il peso di Forza Italia all'interno del governo di centrodestra non può prescindere anche da questo tema. Noi abbiamo diversi pilastri, ma la giustizia è un pilastro storico del presidente Berlusconi. La battaglia contro le ingiustizie, contro i processi che condannano mediaticamente prima che giudiziariamente. Insomma, restituire al cittadino la fiducia nel lavoro giudiziario, anche nei giudici, perché no? E oggi diciamo che ogni cosa che riguarda processi, aule, giudici è guardata con diffidenza e con sospetto. È come un po' gli ospedali. Si ha difficoltà a entrare in ospedali e tribunali con lo stesso approccio, diciamo, di, come posso dire, scarsa fiducia.